Iniziamo con Marco Targa. Dunque, Marco Targa, dicevo, sta conducendo ricerche sempre nell'ambito di questo progetto Caviglia e è attualmente assegnista di ricerca all'Università di Torino e si occupa in particolare della musica nel film muto. Infatti è su questo che stamattina, questo è l'argomento della sua relazione, insomma. Ecco, la relazione è un po' lunga, ma ovviamente la taglierò perché i dati che ho raccolto sono un po', quando vedrò che il tempo sta per scadere, taglierò un po'. Il crescente interesse storico che si è sviluppato intorno alla musica nel cinema muto ha fatto emergere quanto variegato fosse il quadro delle attività musicali che avevano luogo all'interno dei cinematografi nei primi decenni. I dati che affiorano dai recenti studi dipingono un panorama caratterizzato da una notevole eterogeneità di prassi e di sistemi di produzione, per i quali una descrizione univoca si rende sempre meno accettabile. Nessuna storiografia che abbia la pretesa di ricostruire in maniera pur minimamente completa il ruolo della musica nel cinema muto può ignorare la diversità e l'eterogeneità di questo fenomeno socioculturale che assunse contorni diversi nei vari contesti in cui esso si sviluppò. I nuovi orientamenti storiografici si stanno indirizzando verso un'impostazione di tipo localistico dell'indagine documentaria, in qualche modo ereditata dalla tradizione dell'audience studies, fondati sull'assunto che lo studio dei contesti di ricezione dello spettacolo cinematografico non possa che prescindere dalla selezione di precisi ambiti storico-geografici di studio, oltre i quali non è mai lecito spingere le proprie conclusioni, un'avvertenza che anche il professor Miceli ieri ricordava all'inizio del suo intervento. Rick Holtman, che ha svolto un'ampia ricognizione storica sulla presenza della musica nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti, recentemente ha dato particolare enfasi a questa avvertenza di metodo. Cito: "Per nulla universale e tantomeno omogenea, non ereditata in blocco da qualche altra precedente prassi, la musica nel cinema muto varia in base alla cronologia, al luogo, al tipo di film, alla sala di proiezione e a molte altre variabili. Motivo per cui essa non può essere ridotta a una singola prassi e neppure a una singola linea di evoluzione. Finora lo studio della musica nel cinema muto è stato comprensibilmente orientato maggiormente verso commenti musicali appositamente scritti per un film specifico, pratica che, come noto, costituisce però un'eccezione. Le partiture originali rappresentano una percentuale bassissima della musica eseguita nei cinema. Un censimento provvisorio, seppur in continuo aggiornamento, conta 43 titoli di film dotati di partitura originale, di cui ho riportato un elenco che ha i titoli noti oramai da tempo e integrati con qualche altro titolo, sono due schermate. È un censimento che ho fatto sulla base delle pubblicità presenti nelle riviste dell'epoca. Nella maggior parte non abbiamo né la partitura né lo spartito, di altri abbiamo solo la partitura. Ad esempio, molto interessante è il film L'eredità di Caino di Giuseppe Maria Viti, che era un critico cinematografico che scrisse la musica, scrisse la sceneggiatura e diresse il film. Fece tutto lui, è una partitura interessante di un film che si ispira chiaramente a Intolerance di Griffith, perché è un film a episodi ambientati in vari periodi storici, però appunto la pellicola purtroppo è perduta. Nonostante nella pubblicistica dell'epoca apparisse con una certa frequenza l'esortazione da parte di critici e compositori a intensificare la pratica della composizione di musica originale, il ritmo di produzione dei film con decine e decine di nuovi titoli ogni anno rendeva difficile, se non impossibile, l'instaurarsi di tale pratica. Ancora nel 27, nella rubrica Musica al buio, una rubrica molto interessante uscita nella rivista Cinematografo di Roma, in cui questo articolista Roberto Falciai, di cui non ho trovato altre informazioni, dà tantissime informazioni proprio pratiche su come veniva costruito un commento musicale e anche esortazioni di vario tipo a migliorare vari aspetti, e scrive: "Ora bisognerebbe essere proprio un utopista per non riconoscere l'inutilità di editare un film con relativa musica nella situazione attuale dell'industria cinematografica, obbligata com'è ad accontentare il pubblico che ogni 3 giorni vuole, tra virgolette, il nuovo programma.
Nel 1913 è un anno in cui si intensifica particolarmente la produzione di commenti musicali originali, tanto che iniziano a comparire case editrici espressamente votate alla musica cinematografica. Ho trovato l'avviso della Fondazione dell'Italica Ars, che poi pubblicherà lo spartito dell'Histoire d'un Pierrot, è la pantomima di Pasquale Costa diretta da Baldassare Negroni, in cui si dice proprio: è fondata Italica Ars, ho qui il testo, con lo scopo dell'esercizio editoriale di lavori musicali cinematografici. L'anno dopo invece Carlo Graziani Walter, che è l'autore delle musiche per gli ultimi giorni di Pompei dell'Ambrosio, fonda la Cinema Musicale, che fondamentalmente è un'agenzia alla quale un regista può rivolgersi per richiedere uno spartito di commento musicale per il film. Purtroppo però probabilmente non ebbe fortuna questa iniziativa, di questa impresa di agenzia per la scrittura di commenti musicali, perché non abbiamo notizie di nessun altro commento scritto da Graziani Walter dopo appunto quello degli ultimi giorni di Pompei. Nonostante quindi i frequenti appelli, i proclami, gli investimenti imprenditoriali, tale prassi della composizione di commenti musicali originali sarà destinata a rimanere un'eccezione fino all'avvento del cinema sonoro, che finalmente potrà garantire a ogni nuovo singolo film realizzato la propria colonna sonora sincronizzata. A fronte di questa constatazione, appare evidente che lo studio delle partiture di commenti musicali originali non può che essere un solo tassello della ricostruzione storica della musica nel cinema muto. Tassello che dal punto di vista estetico riveste una grandissima importanza, ma dal punto di vista della reale diffusione e fruizione da parte del pubblico cinematografico rappresentò un fenomeno marginale. Già tempo fa Ennio Simeon evidenziò questo sbilanciamento di interesse, esortando a considerare il fenomeno della musica al cinema non solo attraverso la lente della musicologia adotta, ovvero particolarmente interessata alla partitura scritta, ma con un'attenzione rivolta anche a quei fenomeni di volgarizzazione del repertorio colto che hanno da sempre rappresentato un aspetto costitutivo dei sistemi di produzione e di circolazione della musica. L'esortazione di Simeone era quindi quella di spostare l'attenzione dal raro evento di una proiezione di un film con commento originale alla pratica diffusa di fruizione quotidiana, per la quale il commento musicale era ricreato ogni volta utilizzando musica preesistente. Cito Simeone che dice: «Quello che interessa a noi adesso è la situazione di una proiezione media, tra virgolette, in un cinema medio, sia pur riferita ad un film ideale niente affatto medio, cioè magari anche capolavori». La storiografia della musica nel cinema muto ha spesso indugiato nell'enfatizzazione della scarsa qualità che contraddistingueva il musicista di cinematografo e il commento sonoro prodotto tramite la compilazione di brani esistenti, costruendo un vero e proprio mito attorno alla figura del pianista dilettante che improvvisava in maniera svogliata durante lo scorrere delle immagini sullo schermo. Tale mito ha certamente il suo fondamento, poiché sono molte le cronache che parlano di pessimi musicisti costretti a reinventarsi come musicisti di cinematografo. Se si compie però un seppur minimo sondaggio di critiche cinematografiche, ci si accorge che con altrettanta frequenza ci sono cronache di spettacoli cinematografici in cui viene elogiata l'esecuzione musicale fatta in accompagnamento di un certo film, addirittura in qualche caso meritevole di un secondo ascolto. Ho trovato varie recensioni in cui addirittura il critico dice che bisogna andare a vedere quel film lì non per il film, perché è brutto, ma l'orchestra che esegue il commento musicale esegue un commento bellissimo, andateci perché merita anche solo la musica. Addirittura ho trovato lo stesso Massimo Mila, che nel suo saggio degli anni 30, musica e cinematografo, dice: ricordo di aver completamente perduto di un vecchio film di Montagna ancora muto una lunga scena di tormenta e di bufera perché l'ottima orchestra del locale eseguiva discretamente la seconda sinfonia di Beethoven. E quindi appunto va avanti dicendo anche gli altri brani e elogiando l'esecuzione. Anche il fatto dell'idea di improvvisazione forse deve essere in qualche modo ridimensionata, perché in molte critiche che ho letto relative a proiezioni di sale anche provinciali, in realtà il pianista solista non è così frequente. Nelle grandi sale c'è l'orchestra sinfonica.
nelle sale medie c'è comunque un ensemble, un'orchestrina, un ensemble da camera che quindi non può improvvisare. Chiaramente suona qualcosa che è preparato, quindi l'improvvisazione è relativa proprio solamente al singolo musicista, di cui raramente si trovano recensioni. Gli spettacoli eseguiti solamente con l'accompagnamento pianista. Quindi era una pratica che magari avveniva nel cinema di quarto, quinto grado, mentre invece le grandi sale avevano sempre almeno un piccolo ensemble. L'indagine su cosa venisse effettivamente suonato nei cinematografi italiani è utile non solamente dal punto di vista storico, essa può fornire un utile suggerimento nella moderna riproposizione storicamente informata di film dell'epoca muta, sia sotto forma di riproduzione digitale destinata al mercato home video che nella proiezione con esecuzioni dal vivo. Ricostruire con un certo grado di precisione i repertori e le prassi di accompagnamento musicale nel cinema muto italiano non è operazione facile. Lo studioso deve confrontarsi con la scarsità di fonti e documenti diretti e con la natura di estemporaneità che caratterizzava le attività musicali dei cinematografi, solitamente refrattaria a lasciare traccia di sé. Abbiamo molte informazioni relative al contesto statunitense, sempre più informazioni relative a contesti come Francia e Germania, un po' meno in Italia. Ma come detto in apertura, non è possibile appiattire le differenze che caratterizzavano i vari contesti nazionali in una descrizione univoca che non distingua cosa diversificava gli uni dagli altri. Ad esempio, una differenza notevole tra le prassi di accompagnamento statunitense e quella italiana è la quasi totale assenza dell'organo all'interno delle sale di proiezioni italiane. Quello che in America diviene a partire dagli anni 10 lo strumento più diffuso nelle sale cinematografiche, in Italia conosce scarsa diffusione. Infatti, non ho trovato praticamente nessuna recensione in cui si dica che un film è accompagnato con l'organo. Anche nelle molte pubblicità di strumenti meccanici, pianoforti automatici che venivano presentati come ottimi strumenti per i cinematografi, nulla riguarda l'organo. Mi sono fatto un'idea che probabilmente in Italia l'organo aveva una connotazione troppo liturgica e quindi probabilmente accompagnare una scena d'amore con l'organo, come avveniva nei cinematografi americani, magari creava un po' di conflittualità all'interno diciamo del cliché cinematografico, no? A teatro c'era l'organo, però era sempre utilizzato per scene rituali, per scene sacre, mai per scene d'amore. Quindi un pubblico abituato appunto all'utilizzo dell'organo nel teatro d'opera per quel tipo di connotazioni magari non avrebbe accettato molto questa sorta di conflitto. Un'altra peculiarità del caso italiano, che interessa da vicino la nostra ricerca, è l'assenza, per quanto se ne sa ora, di pubblicazioni di carattere manualistico destinate ai musicisti attivi nei cinematografi. Si conosce un certo numero di manuali destinati ai vari operatori, attori, sceneggiatori, addetti alle proiezioni, eccetera, ma nulla espressamente indirizzato all'attività musicale. Mentre negli Stati Uniti e in Europa iniziano a diffondersi, sempre a partire dagli anni 10, manuali con consigli pratici sulla gestione dell'accompagnamento musicale di film, in Italia la riflessione sulla musica e il cinema è confinata solamente all'ambito estetico, teorico, i vari contributi di Luciani, ma anche di Garriazzo, che scrive il teatro muto con un capitolo tutto dedicato alla musica, e altri giornalisti che scrivono articoli magari suddivisi nei vari numeri e che messi insieme formano un piccolo trattato, però sempre in maniera molto teorica, molto distaccata dalla pratica comune, senza mai scendere nel campo della realizzazione pratica. La fonte principale di documentazione rimane quindi la vasta mole di riviste che accompagnò il rapido sviluppo dell'industria cinematografica. Le riviste contengono un'ampia gamma di informazioni, cronache, schede pubblicitarie, contributi teorici, rubriche sulla musica e a partire dagli anni 20 anche liste di commenti o adattamenti musicali, cioè i cue sheets italiani, che non venivano chiamati compilazioni o ovviamente no, cue sheets nel termine inglese, ma il termine era proprio molto codificato, era o commento musicale o adattamento musicale. La lista di suggerimenti di brani musicali da utilizzare per accompagnare le varie scene di un film. Le case di produzione, a differenza di quanto avveniva negli Stati Uniti, non erano solite fornire ai cinematografi fogli di indicazioni di brani da utilizzare.
lasciando la scelta delle musiche al direttore d'orchestra o al pianista. Infatti tutti gli elenchi che adesso vi farò vedere sono sempre tutti redatti da direttori di sale cinematografiche. Ho trovato quelli del maestro Stille, che era direttore a Firenze, poi c'è il maestro Steccanella al Cinema Corso di Roma, poi alcuni del maestro Desenzani, che era direttore all'Ambrosio di Torino. A conferma di questo ho trovato anche molti articoli articolisti che esortano le case di produzione a creare i commenti sonori. Addirittura anche negli anni 20, un articolo che non vi sto a leggere, in cui appunto si dice le case di produzione devono occuparsi anche di questo, non possono lasciare così ampia libertà al direttore di ogni sala cinematografica. Quindi alcuni di questi commenti sono stati pubblicati dalla rivista L'Eco del Cinema, inizia a pubblicare non moltissimi, vi faccio vedere. Allora, vi farò vedere appunto, quelli, ne ho trovati molti in una pubblicazione dal titolo Super Cinema, che era una pubblicazione del cinema di Firenze che aveva questo nome, e circa una trentina di film sono dotati di... Ecco, questo maestro dall'Alio di Parma, faccio scorrere alcuni. Questo invece del appunto maestro Steele di Firenze, questo anche. È possibile ricostruire quali repertori musicali fossero maggiormente utilizzati per creare un commento musicale a un film? Se confrontiamo i vari elenchi di commenti musicali redatti dai vari direttori d'orchestra, notiamo un dato interessante. Accanto alla ben nota pratica dell'utilizzo di brani provenienti dal repertorio operistico, soprattutto degli ultimi decenni dell'Ottocento, tantissima giovane scuola, pochissimo Verdi, Rossini, Donizetti, anzi quasi nulla, e in misura minore il repertorio sinfonico, anche il repertorio sinfonico tedesco, molto poco. Compare invece un'ingente quantità di brani di compositori oggi completamente sconosciuti. Possiamo vedere, in questo caso, abbiamo Wagner, Beethoven, Azzani, Schubert, Puccini, Fudren, Berlin, Goschin, Lolo, Franceschi, Manfredi, Wagner, Mascagni, Salabert, Catalani, Rachmaninov, insomma, e lo stesso tipo di cosa anche. Prendiamo ad esempio un altro autore, prendiamo Maestro Dall'Aglio, qui abbiamo Cristoforo, Frontini, Scassola, Giacchino, Buisson, Beethoven, e abbiamo un Bellini e basta, e un Puccini, trascritto da Tavanno. Ecco, chi furono questi compositori, questi Carneadi? Per rispondere a questa domanda è necessario spostare i limiti del nostro campo di indagine al di fuori della musica destinata esclusivamente al cinema e considerare più da vicino un genere musicale che finora è stato abbastanza ignorato dalla storiografia musicale e che invece ebbe una notevole diffusione negli anni a cavallo fra 800 e 900, la cosiddetta musica per orchestrina. Con questa dicitura qua si intendeva un genere molto codificato che negli altri stati, sappiamo, si chiamava la salon musique. Questo genere musicali dai caratteri precisamente codificati e facilmente riconoscibili ha costituito una delle forme di Gebrauchsmusik più diffuse, più floride in Europa, fino a quando a partire dagli anni 30 la sempre maggiore diffusione del disco e della radio ne sancì la graduale scomparsa. La musica per orchestrina era un genere di musica destinato a svolgere la funzione di accompagnamento di sottofondo musicale in luoghi e situazioni della più varia natura. La professoressa Zanoncelli citava le varie situazioni per cui era consigliata la musica per orchestrina. C'era ad esempio la Gori, la raccomanda per cinematografi, caffè chantant, stabilimenti balneari, soirée, oppure la casa musicale Sabauda, casa editrice musicale Sabauda, per teatri di varietà, tabaren, che erano i cabaret, accademie di danza, caffè chantant, stabilimenti balneari, salotti aristocratici e via. È un genere di musica che ha influenzato anche i compositori classici, era talmente eseguita, talmente conosciuta, che anche i compositori classici hanno scritto musica che in qualche modo si ispira alla musica per orchestrina. Casella, ad esempio, scrive Pupazzetti e la musica di balli plastici di De Pero, rifacendo fondamentalmente musica per orchestrina. E anche Shostakovich, sappiamo che ha scritto le due jazz suite, ma soprattutto la suite per orchestra di varietà, da cui è tratto
il celebre valzer che è stato usato da Kubrick in Eyes Wide Shut. La caratteristica fondamentale che definisce l'appartenenza di un brano al genere per orchestrina è l'organico variabile. La musica per orchestrina è scritta in modo che possa essere eseguita sia da una sola persona al pianoforte che da un'orchestra sinfonica intera, passando per tutti i gradi intermedi dell'assortimento orchestrale. Ciò significa che la parte per pianoforte conduttore contiene il testo musicale in forma autosufficiente, alla quale si possono poi aggiungere gli strumenti che di volta in volta sono disponibili. Quindi questa amplissima flessibilità dell'organico fu certamente uno dei fattori che determinarono la fortuna editoriale di questo tipo di musica. Anche i brani classici, brani operistici, non venivano eseguiti nella partitura originale, venivano eseguiti nella trascrizione per orchestrina, perché era già facilitato. Se io non avevo gli oboi, non avevo i flauti, avevo solamente tre violini, un violoncello e una viola, prendevo quelle parti lì, e il pianoforte conduttore ovviamente c'era sempre, e quindi è chiaro che a livello di praticità era quanto di più comodo. Allora, siccome ho pochi minuti, vi faccio sentire una cosa sulla quale volevo porre l'attenzione, che in realtà questa musica non è quella che solitamente pensiamo essere solamente i brani cantabili o i ballabili o le canzonette, che ovviamente costituiscono un nucleo importante. Sono anche brani che la seconda categoria sono brani che si rifanno nello stile, nei generi del linguaggio armonico e melodico, la tradizione dei generi della musica da salotto romantica e tardo romantica. È un vero e proprio fenomeno di volgarizzazione delle forme dello stile della musica d'arte ottocentesca. I brani di questa tipologia sono barcarole, notturni, pezzi caratteristici, reverie, marce, marce funebri, serenate, scherzi, eccetera. Sentiamo magari degli audio che ho preparato. Ovviamente non esiste nessuna registrazione di questa musica, di questi repertori, che sono vastissimi, sono centinaia e centinaia di brani, per farvi sentire che appunto lo stile varia molto. Abbiamo le canzonette ballabili, ma anche brani di questo tipo. Boldi, vi faccio sentire De Micheli, che è molto prolifico come compositore di orchestrina, ha scritto centinaia e centinaia di brani. Che lo stile è proprio tardo romantico, rifà un po' uno stile straussiano, quasi anche un po' Rachmanino. Quindi questa è la seconda categoria di brani. L'altra ovviamente sono i ballabili, le canzonette. Abbiamo moltissime forme di tango, valzer, valzer recitation, passo doble, insomma tutti i balli di moda all'epoca, che
sarebbe la seconda parte dell'intervento, ma ovviamente devo tagliare, venivano utilizzati proprio anche a livello funzionale per accompagnare le danze, perché prima della proiezione chi aspettava in sala d'aspetto ballava. Quindi ho trovato anche delle foto delle sale d'aspetto che solitamente erano sempre molto lussuose, molto, si curava molto anche tutte le attività che dovevano precedere e seguire la visione. Ho la fotografia, ad esempio, della Sala Ambrosio, la più bella di Torino, e tuttora è un cinema multisala. Ecco, abbiamo tantissime recensioni e cronache di spettacoli di ballo che venivano qua. Addirittura le prime ballerine del Teatro alla Scala fecero uno spettacolo qui nel 14, oppure anche l'altra sala, il Teatro Vittoria. Anche qui avvenivano tanti, vedete che c'è la parte dell'orchestrina d'aspetto, quella si chiamava l'orchestrina d'aspetto, e poi c'era l'orchestrina o l'orchestra nella sala. Addirittura invece il Salone Gersi aveva tre orchestre, una nella sala d'aspetto, una nella sala di proiezione e una fuori per richiamare pubblico. Quindi capite che la musica ballabile, la musica orecchiabile serviva anche per questo. E la cosa interessante è che questa stessa commistione di stili era presente anche nei commenti musicali, cioè nel commento musicale avevamo magari il brano in stile straussiano, tardoromantico, e subito dopo un ballabile, un tango. Era proprio un tipo di non c'era nessuna remora estetica a mettere insieme queste due cose. Allora, siccome credo che ho esaurito il mio tempo, salto solamente le conclusioni. Avrei altro materiale su come questa musica veniva utilizzata, perché ho trovato delle interviste a dei direttori d'orchestra che spiegano un po' come facevano per assemblare un commento musicale, e anche la rubrica che citavo prima di Roberto Falciai, c'è proprio un lungo articolo che dice come fare a mettere insieme questi brani per creare un accompagnamento di scena. Ovviamente non posso leggere, allora salto subito alle mie conclusioni, che sono brevissime. Attualmente la conoscenza dei documenti relativi ai repertori delle prassi musicali del cinema muto consentirebbe il recupero dell'accompagnamento originale di numerosi film non forniti di partitura, ma forniti di commento musicale con l'elenco dei brani, redatto appunto da direttori d'orchestra attivi in una certa sala di proiezione. Analogamente, per i film di cui non possediamo informazioni circa l'accompagnamento musicale, si potrebbe proporre una ricostruzione basata su questi repertori solitamente utilizzati, condotta secondo le prassi che abbiamo suggerito, cioè le prassi che venivano insegnate, venivano descritte in questi articoli. Sarebbe singolare, infatti, che la medesima attenzione che viene prestata oggi per cercare di conservare con criteri filologici l'immagine e il montaggio di un film muto non fosse prestata anche all'ambito musicale, che costituisce una componente per nulla accessoria nella fruizione di un film, e un'attenzione che contribuirebbe ad avvicinare l'oggetto estetico vissuto in maniera quanto più vicina a quello che fu fruito originariamente dal pubblico che per primo ne fece esperienza.